Buongiorno a tutto il mondo, diceva il grande dottor Dermà, Ciro Pascà. Sono andato 1 ora e 50 esatti. Tiro il sasso, vado giù, vi faccio vedere il tipo di visibilità. Dove c'era l'onda non si vedeva praticamente male o nulla, addirittura proprio non si vedeva niente. Dove non c'era l'onda invece c'era questo tipo di visibilità qui. Per me ci sono 7-8 metri in questo punto lì. Vedo le sarpe da lontano, si avvicinano, sono tutte belle, non mi interessano le sarpe, sono lì per spigolare. Poi a galla vedo arrivare questi gaggiadoro, sono belli, a loro li avrei anche sparato volentieri, rimango concentrato nella posizione dove spero che arrivi una spigola. Invece non arriverà nulla, ho rinunciato, mi alzo. Qui è per far vedere i branchi delle sarpe che c'erano a riva. Tante sarpe bellissime, anche qualcuna per noi qui a Livorno, bellissime, grandi veramente, non ho mai sparato, cercavo le spigole. L'ho viste da 3-4 etti, ne ho viste diverse, poi arrivo in un posto dove c'è un po' d'onda, mi preparo, tiro una sassata, l'acqua è torbida, c'è tutte le larghe morte a galla. E provo come ho fatto per 53 tiro il sasso, vado giù, mi agguanto bene perché c'è un po' d'onda, chiamo. Il problema mio è che i pesci a me vengono tutti bassi. Ora arrivano, sulla destra se ne vede uno, io non lo vedo, eccolo lì, uno, due, sono 7-8, 6-7, to manca poco. Li perdo. A un certo punto sono rimasto anche calmo perché sono venuti diritti, poi mi hanno saltato un 2-3, girano, ho detto faccio coppiola. Porca miseria, questa volta lì faccio coppiola. Invece qui ho perso proprio il momento, sembra a tiro e a parole. Poi quell'altra va via, ho detto sono 6-7 di sicuro. E c'ho in mira questa e spara questa, bel tiro preciso, bello, bel pesce, sono contento matto. Stanno arrivando, qualcosa si muove, ho visto anche un'oratella bella, però non è mai entrata. Grazie a tutti, è stato meraviglioso!